lost in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't. Allora siamo qui con Piantedosi della Lazio. Buonasera. Buonasera. Questa sera avete giocato contro un Catania, insomma, quasi inesistente. Il risultato è stato abbondante. Un po' falso è stato per la mancanza del portiere, però abbiamo una gara, siamo stati concentrati. Per parlare della partita, parliamo un attimo di cosa è cambiato rispetto alla settimana scorsa. Ha cambiato l'atteggiamento mentale, siamo stati più concentrati, più la squadra. C'è stato neppure nessun ritocco nella formazione. No, siamo sempre gli stessi. Senti, quindi qual è la vera faccia di questa Lazio? Quella della prima partita oppure questa di Catania? Sicuramente la Lazio contro la Lazio al sole, deve dimenticare. Va benissimo. Il tuo compagno che ti ha particolarmente ispirato? Panichi, il nostro capitano, che ci motiva sempre, sempre al centro dell'attenzione. Un ringraziamento va a lui. Va benissimo, grazie. Arrivederci. Ciao. I know that we are upside down, so hold your tongue and hear me out. I know that we were made to break, so what, I don't mind. You cue the lights, I'll draw the blinds. Don't dull the sparkle in your eyes. I know that we were made to break, so what, I don't mind. Are you gonna stay the night? Are you gonna stay the night? Oh, 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 are you gonna stay the night? Are you gonna stay the night? Oggi alla Gazzetta possiamo dire che ci sono stati risultati eclatanti e interviste ignoranti. Dopo Piantedosi della Lazio abbiamo qui Gennaro Rocco del Livorno. Grazie, buonasera. Abbiamo anche Davidone, questa sera abbiamo la presenza del Livorno. Allora ragazzi, questa sera vittoria larghissima, 21 a 2, a 3, a 4, insomma. Cosa è successo? Questa partita.
Mi dispiace per questa cosa, perché comunque il mio torneo è un torneo difficile e competitivo, quindi giocare con un meno logicamente non è stato facile per loro. Questa sera ha segnato anche il vostro portiere, ovvero Davidone. Prima presenza a Livorno, dicevamo, insomma, l'assenza di Marco Netti non si è fatta sentire. Io vedo quando posso dire, perché comunque secondo me il Dream Team femminile vado sempre su un aspetto in casa di sé. Però questo invece non ha fatto, perché comunque sono tutti amici, veramente è un bel ambiente, si gioca bene. Magari in due da parte, abbiamo comprato 4 con 10, quindi si è fatto bruciato. Spero la prossima volta di incontrare il completo, perché comunque mi fregavano abbastanza bene. Quindi continuerai tu al posto di De Martino, non era Netti la De Martino? Se il calcio mi ci consente, io sono cedo qua sotto. C'è stato qualcuno della Lazio che ne ha fatti 9, quindi tu mi stai dicendo che volevi lanciare, insomma, la tua sfida personale? Non so chi è che ha fatto questi 9 punti, però gli lancio la sfida. Quindi lanciamo l'appello al ragazzo della Lazio che ha fatto 9 punti. Ragazzo della Lazio, tu hai fatto 9 punti, sappi che c'è il giornale troppo. Il poco italiano di questi ragazzi personifica bene il tono della Gazzetta. Vabbè, buono ma poco comprensibile. Un saluto ragazzi, ce l'ho lanciata. Sì, un saluto. Di là. Un saluto speciale a tutti i tifosi del Napoli, soprattutto. Mi dispiace per questo momento. Davidone, tu? E un saluto un attimo su, un saluto pure a Roberto Imparato. Sempre. Io saluto la tutta la ragazza che sto uscendo, dopo faccio l'intervista e faccio vedere. Vabbè, ciao. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart can take you to be. With every step of the way, he opened to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'm baiting. Per la Gazzetta Football Challenge la partita tra Chievo e Genoa con il risultato di 5-2. Qui con noi c'è il protagonista della partita, il portiere di Genoa, Marco Netti. Una grande prestazione da parte tua, sei riuscito ad evitare parecchie volte agli avversari di rientrare in partita e qui sta alla fine il risultato decisivo, soprattutto sul punto di vista psicologico. No, bene così, mi fa piacere che ha aiutato la squadra a vincere. Per me l'importante, oltre alla prestazione, soprattutto il risultato finale, va benissimo. La squadra, magari questa domenica ha fatto la differenza, domenica prossima magari la fa l'attaccante, Hai riscattato la sconfitta della prima giornata, che comunque era venuta di misura, però comunque bruciava ancora. Sì, abbiamo perso in modo un po' roccambolesco negli ultimi minuti, abbiamo preso 2 gol dopo aver recuperato, ma bene così. Il fatto di giocare la domenica mattina comunque non influisce più di tanto sulle vostre prestazioni o pensi che qualcosa si comincia a sentire? Guarda, devo dire la verità, magari oggi non tanto perché si stava abbastanza bene,
cioè abbastanza fresco, anzi stavamo bene, però magari le prossime domeniche, le fasi finali del torneo della domenica mattina, il caldo ci può dare qualche fastidio, però va bene così. A questo punto è cominciata la rincorsa ai primi due posti che danno l'accesso diretto. Sì, vogliamo arrivare direttamente quanto più sopra possibile. Peccato per l'inizio, però va bene così. Allora, ringraziamo la disponibilità e portiere del Chioveruna e da Caravaggio Tour. Ciao ragazzi. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? È appena terminata la partita tra Sampdoria e Sassuolo con i risultati 7-6. Qui a noi c'è il campione della Sampdoria, Summa, uno dei protagonisti della partita. Ha segnato anche il gol nel finale che, diciamo, comunque ha contribuito alla vittoria. Però è stata comunque una partita combattuta. È stata una partita dura dall'inizio, segnavamo noi, segnavamo subito loro, è stata una partita molto delicata. L'importante è stato questo. La seconda vittoria che arriva con pochi gol di scarto, però l'importante è mettere, diciamo, i punti da parte. Sì, l'importante è sono i tre punti, come la differenza della rete è importante anche peccato un po' per il nervosismo nel finale, però diciamo che una partita così tese ci tenevamo a vincere loro anche, allora se ci stava un po' la partita loro subito adesso verranno subito impegni importanti, puntate al primo posto e al secondo che verranno a cercare noi puntiamo per divertirci, così va. Va bene, ringraziamo l'intervistato per la disponibilità da Caravaggio.